Un cordiale benvenuto a tutti gli amici di Radio Doppio Zero. Allora, sapete benissimo che da qualche giorno è cominciato il nuovo anno scolastico e ormai da più tempo che si sente sempre la classica parola inclusione, inclusione, inclusione. Stasera cerchiamo di capire dove è stato applicato questo termine, fermo restando il fatto che l'inclusione non è soltanto dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista scolastico. Perché vi sto dicendo questo? Perché tra qualche giorno, e precisamente il 22 di settembre, partirà un progetto che si chiama Rigeneriamoci on the Road, un progetto che è stato attivato dal Comune di Bitonto, dal Liceo Classico Silos in primis, e poi ci sono anche altre scuole che hanno aderito, dalla rete ROAD, dai volontari del progetto Pro on the Road, dall'associazione Inakis, dalla Dynamic Bike, dalla Team Oro Verde, dalla SD Bitonto Sportiva e dalla sezione di Molfetta AIA della FIGC. È tutto un gruppo di persone che ha deciso di attivare un vero e proprio progetto, ma di questo ve ne parleranno precisamente Marilena Ciocia, responsabile e coordinatrice della rete ROAD, e poi la professoressa Katia Rossiello, che rappresenta il doppio caso, cioè il liceo classico Silos, che è stato uno dei promotori, ma anche una cittadina. Una semplice cittadina. Allora, Marilena, comincia tu a spiegarci, perché l'idea è partita anche logicamente dalla tua rete ROAD. Sì, in effetti il progetto Rigeneriamoci on the Road parte da un impulso di liberi cittadini che hanno voglia di dedicare un po' di tempo alla rigenerazione urbana. Sappiamo quanto delicato sia il momento storico in cui stiamo vivendo e riteniamo come cittadini, come volontari, che sia il momento ideale per incidere particolarmente sulle coscienze e tentare di essere da pungolo e stimolare un percorso di tipo culturale, di tutela ambientale. Io rappresento la rete ROAD, che come acronimo sta per Rete Organizzazione Area Disabilità, che da anni si occupa nel territorio di inclusione delle persone con disabilità. Ovviamente è chiaro che come rete ci interessiamo a temi più disparati, no? Certo. E non potevamo sottrarci in coscienza con i nostri ragazzi diversamente abili a proporre e sostenere azioni di rigenerazione. Peraltro ci stiamo avvalendo in maniera proficua della collaborazione di giovani volontari che advengono da un progetto che si chiama Prova on the Road, per cui il nostro ruolo è costantemente quello di continuare ad essere, come dire, educatori nel quotidiano e quindi anche nel rispetto dell'ambiente. E logicamente dalla tua rete ROAD, dalla vostra rete ROAD, sì, si sono attivate tante situazioni, perché ci sono stati semplici cittadini, come in questo caso Katia, che da semplice cittadina ha deciso di aderire a questa iniziativa, coinvolgendo poi le altre scuole. Sì, le altre scuole le abbiamo coinvolte perché vogliamo che a rendere partecipi di questo progetto siano i giovani, e in quanto educatrice, ma più che altro libera cittadina e esausta di vedere delle zone periferiche non usufruibili, abbiamo voluto coinvolgere questi giovani per farli aderire e farli sensibilizzare alla pulizia e alla cittadinanza viva e attiva, anche perché tutte queste zone sono frequentate dagli sportivi, sono frequentate dai ciclisti che puntualmente ogni giorno comunque sono disgustati. Allora noi li andiamo a ripulire, a renderli più vivibili alla cittadinanza, agli sportivi, e qua abbiamo voluto inserire proprio la giovane cittadinanza di Bitonto. Allora, mi spiegate effettivamente in che cosa consiste questo progetto? Sì, noi abbiamo scelto 4 date, abbiamo creato questo calendario minimo in questo momento con l'idea di andare a regime anche in futuro e creare un calendario proprio più ricco di appuntamenti, proprio perché crediamo che vedere costantemente dei cittadini impegnati nel territorio
possa essere la contropartita a cercare di compensare quelli che invece le carte, le bottiglie o altro le buttano per strada. Infatti, quindi, mentre tu stai parlando, non ti volevo interrompere, sì. Stiamo vedendo delle immagini che noi abbiamo registrato qualche giorno fa, sì. Dove facciamo vedere effettivamente quello che dovrebbe essere tolto, cioè tutti i rifiuti che effettivamente vanno a finire, insomma, nei luoghi più disparati di questa nostra città, che ogni tanto avrebbe anche bisogno di respirare un po' di più. Scusami, perdona. No, niente, assolutamente, Nicola. Noi abbiamo scelto quindi quattro date. In questo momento inizieremo domenica 22 settembre per procedere con sabato 28 settembre, sabato 5 ottobre e sabato 12 ottobre. Ci sarà il raduno in luoghi, diciamo, individuati e segnalati, che comunicheremo poi successivamente sulla pagina che abbiamo creato, e di questo ce ne parlerà Katia. L'idea è quindi di radunarci, essere pronti con i dispositivi, insomma, di sicurezza per procedere alla raccolta in queste strade individuate nelle zone periferiche. Sarà una passeggiata, e la passeggiata sarà una passeggiata di salute, un'azione assolutamente esemplare. Katia, questo progetto appunto è proprio riservato nelle zone attigue ai vari, sì, istituti. Noi abbiamo voluto prediligere le zone, siccome la periferia di Bitonto è molto vasta, e come prima appunto edizione abbiamo preferito le periferie attigue alle scuole superiori, per cui il primo appuntamento, che è il 22 settembre, che è la prima domenica, qui parteciperemo solo tutte le associazioni che abbiamo appena elencato. Le scuole e i ragazzi li inseriremo nel secondo appuntamento, che è il 28 settembre. Il 28 settembre ci sarà il raduno davanti alla piazza Silos per la pulizia della lama Balice, che va da sotto al ponte di Santa Teresa verso il lato nord, e dove appunto da queste immagini si può dedurre che c'è da fare, c'è da lavorare. E lo scempio che si può vedere è appunto vedere le bottiglie che lanciano al di là del ponte, ed è una cosa per noi liberi e semplici cittadini è inconcepibile. E il secondo appuntamento con le scuole è sabato 5 ottobre, dove perlustreremo, naturalmente in questa passeggiata ecologica, con i ragazzi, e puliremo le periferie dietro al liceo scientifico e alla ragioneria, che andremo a ricongiungerci, a fare un giro da via Balice, quelle via Balice, fino alla poligonale, per ritornare poi in via nell'altra via, via Quarchio. Il terzo appuntamento con le scuole, il 12 ottobre, sarà la periferia dietro l'industriale, per cui parteciperanno i ragazzi dell'ITIS, e il raduno davanti alla stazione centrale, per poi passare subito dal sottopassaggio nella zona artigianale e pulire appunto la zona della zona artigianale, che anche lì richiede un'altra grande attenzione e pulizia, purtroppo. Per cui sono quattro macro zone che logicamente devono essere interessate a questo progetto, e come avete detto voi prima ci saranno anche la collaborazione a parte del comune, anche dall'ASV e dei vigili urbani del 118, che poi forniranno poi tutti i dispositivi di sicurezza sia ai ragazzi che anche ai semplici cittadini. Anzi, mi corre d'obbligo e l'occasione in questo caso di invitare quanta più gente possibile a seguire questo progetto, un po' per scoprire anche delle zone magari della nostra città poco conosciute, un po' per rendersi veramente conto di quanto a volte probabilmente rispettiamo poco o quasi niente il nostro ambiente circostante. Le attività si terranno tra le 8:30 e le 12. La prima attività, come avete detto, è il 22 di settembre, ma non riguarderà le scuole, mentre le altre tre, 28 settembre, 5 ottobre e 12 ottobre, saranno interessate le scuole. Dimmi, Katia. Il primo appuntamento, incontro davanti al campetto di calcio di via Togliatti. Io vi voglio fare un'ultima domanda. Perché avete deciso questo progetto? Cioè, qual è il fine ultimo di questo progetto, sia per quanto ti riguarda che per quanto poi riguarda l'ambito di scuola e tutto? Il fine ultimo è innescare dei processi culturali, quindi non credo che si abbia la velleità, come dire, di cambiare le sorti
di cattivi comportamenti, però crediamo che lanciare dei messaggi quotidiani, ma peraltro anche operativi, perché ci sarà gente che metterà le mani in pasta, voglio dire, quindi diventa assolutamente, come dire, simbolico e reale. Peraltro con il supporto anche di ragazzi con fragilità, mi sembra che il messaggio sia, certo, assolutamente, come dire, amplificato da questo punto di vista. Per cui è chiaro che l'ambizione è quella di stimolare, come dire, la riflessione e tentare a che comportamenti assolutamente inquisibili e sbagliati, magari qualcuno riesca a controllarli meglio. Anche, e quindi, sì, anche perché il dare l'esempio della pulizia, del raccogliere una carta, una bottiglia, una bustina da terra, non è che sia questo grande impegno. Si può fare benissimo. Ma più che impegno, più che sforzo a livello lavorativo, credo che sia un impegno e uno sforzo mentale che bisogna fare per cercare di capire, insomma, che tante situazioni non devono essere più continuativamente fatte. Dove possono trovare i nostri utenti tutte le informazioni riguardo al progetto? C'è una pagina Facebook a nome di Rigeneriamoci on the Road, e dove man mano saranno messi tutti gli appuntamenti, i ritrovi e l'orario di partenza, così come è anche annunciato sulla nostra locandina, e naturalmente potete anche fare i vostri interventi. Allora, ringraziamo Marilena Ciocia e Katia Rossiello che sono state qui con noi. Nel frattempo voglio ricordare che il loro intervento sarà un intervento totalmente di volontariato, sia per quanto riguarda l'assistenza ai ragazzi che per quanto riguarda il lavoro che verrà fatto. Vorrei che la regia mandasse in onda qualche altra immagine riguardo i posti che saranno puliti, e poi ritorniamo in studio con il responsabile del Comune di Bitonto. Allora, siamo ritornati in studio. Come avete visto, vi abbiamo fatto già vedere alcune delle quattro macro aree che saranno sottoposte alla pulizia durante tutto il progetto, e come vedete accanto a me c'è il dottor Domenico Incantalupo, assessore all'ambiente del Comune di Bitonto. Buonasera assessore. Buonasera. Ed è giustamente a lui che adesso diamo la parola, perché essendo in questo caso l'istituzione ci spiegherà effettivamente come mai il Comune di Bitonto ha sposato questo progetto. A me non può far che piacere sposare questi progetti, promuoverli e sposarli, perché mi fa fare quello che mi appassiona, cioè curarmi dell'ambiente in generale. Necessariamente per motivi, diciamo, d'ufficio, mi occupo prevalentemente di rifiuti, di cassonetti, no? Di problemi quotidiani. Invece in questo caso, diciamo che riesco anche a divertirmi, tra virgolette, nel curare questi aspetti. Io ringrazio le associazioni, i cittadini, i volontari che si impegnano in queste iniziative, perché grazie a loro riusciamo a sensibilizzare i giovani innanzitutto, gli studenti in particolar modo, attraverso le scuole, e i cittadini in generale a sviluppare quella che è la cultura di rispetto per l'ambiente, perché ne abbiamo molto bisogno. Siamo fortunati in questa fase perché c'è molta sensibilità su questi temi. Voi, per le manifestazioni a livello mondiale che si stanno facendo, il 20 e il 27 abbiamo altri due venerdì di manifestazione a livello globale, ma con queste manifestazioni, quindi Rigeneriamoci, il 22 settembre abbiamo Rigeneriamoci, quello di cui stiamo parlando, ma sempre il 22 abbiamo una manifestazione storica, un momento storico, che è quello di Clean Up the World, di Legambiente, Puliamo il Mondo, che sono parecchi anni che si tiene, dal 96 credo, e quest'anno andranno pure, anche questa si terrà a Bitonto e sarà oggetto di pulizia il bosco di Bitonto. Ci sono altre manifestazioni. Per cui queste due manifestazioni vanno ad intricarsi nello stesso giorno. Il 22 comincia il Rigeneriamoci on the Road, e il 22 poi c'è il Clean Up the World. Sì, però in settori diversi, quindi come certo avete spiegato, come hanno spiegato le volontarie, Rigeneriamoci si occuperà di aree adiacenti a alcune scuole bitontine, periferiche,
Clean Up the World si occuperà in questo caso del bosco, quindi vanno perfettamente in sinergia e quindi nulla osta, diciamo, a questa concomitanza. Assessore, come fisicamente il Comune parteciperà a questa iniziativa? Che cosa metterà a disposizione del progetto? Parteciperà, mettendo in disposizione intanto la struttura della SV, dell'azienda Servizi Vari che si occupa del servizio di igiene nel Comune di Bitonto, e quindi con la fornitura di attrezzature, guanti, sacchi per raccogliere i rifiuti in maniera differenziata, e poi passerà chiaramente il mezzo per prelevarli e smaltirli correttamente. Ed è tutto per questa video intervista. Vi ricordo ancora gli appuntamenti di Rigeneriamoci on the road: il 22 settembre, il 28 settembre, il 5 ottobre e il 12 ottobre, dalle 8:30 alle 12. Domenica 22 settembre non saranno coinvolte le scuole, ma soltanto le associazioni, mentre sabato 28, sabato 5 e sabato 12 sia le associazioni che le scuole. Grazie ancora per averci visto, per averci seguito. L'appuntamento ad una prossima occasione. Buonasera.